tanti illustri ospiti questa sera al Baraonda, questa Miss and Mister Fashion Glamour, Sylvie Lubamba. Buonasera Sylvie. Buonasera a tutti i telespettatori, tutti i fan di Truman TV, da Sylvie Lubamba. Da Sylvie Lubamba. Aspetta, faccio una correzione, non sono illustre, sono indecente, divergente, ma soprattutto indigente. Sylvie, senti, entriamo subito nel clou della serata, Miss and Mr. Fashion Glamour. Sì. Cosa si intende per Miss and Mr. Fashion Glamour qui questa sera in questo contesto? Dunque, io sono un po' stupita che ci sia un Mr. Fashion Glamour, però è anche vero che in tanti tanti concorsi non viene mai aperto, non viene mai data la possibilità. La possibilità di votare l'eleganza, il fashion, il glamour e la tendenza del momento. E quindi sì. Qual è la tendenza del momento? Ma dunque, dicono tutti che la tendenza del momento sono le paillette, che io indosso questa sera, indosso questa tuta della mia amica meravigliosa Ivana Todaro della Telediamante, quindi... Che salutiamo Ivana! Salutiamo, ciao Ivana, per deformazione professionale faccio le marchette con la K, quindi devo sempre ringraziare qualcuno e ne approfitto anche per ringraziare... Il grande Piero Chiambretti! Il quale mi ha dato visibilità, spazio, attenzione, tendenza e qualità attraverso il programma di grande successo dal titolo proprio Marchette, tutto fa brodo in TV. E a proposito di marchette, io vorrei anche ringraziare colui che mi ha donato questi orecchini meravigliosi, Eros Menci, che è un artigiano bravo di Castiglione Fiorentino, provincia di Arezzo, che da 2 anni ho questa collaborazione. Senti, ma qual è il Mister Baraonda d'eccezione piuttosto che la Miss? Oddio, Mister Baraonda, ma ce ne sono tanti nel mondo dello showbiz. Per esempio, un Mister Baraonda potrebbe essere Vittorio Sgarbi, potrebbe essere anche lo stesso Piero Chiambretti, ma in senso diverso. E poi una Miss Baraonda, anzi Mrs., potrebbe essere la sottoscritta. Ma perché no? Potrebbe essere Francesca Cipriani. la grande Franceschina, oramai in procinto di nozze. Sì, in procinto di nozze, sono molto contenta che finalmente dopo anni, anni e anni, anche di esperienze negative con gli uomini, abbia trovato quello giusto, perché se lo merita. Senti, ma diventiamo un secondo seri, con molta fatica, ma dobbiamo farlo. DDL Zan. Dunque, io sono rimasta molto male a vedere delle scene disgustose, raccapriccianti, di quando, il giorno in cui l'hanno affossato, dei senatori. Cioè, loro che dovrebbero dare l'esempio agli italiani sono stati di... hanno avuto un atteggiamento vergognoso, di pessimo gusto, indipendentemente che una possa essere a favore o contro, però non si gioisce come se fossimo allo stadio. Cioè, è una cosa che io non accetto, mi disturba. È un fattore serio che in Italia manca, l'uguaglianza tra gli amori, tra i sessi. Sì, ma non solo, DDL Zan riguardava anche le persone di carnagione scura come me, i bullizzati, comunque le persone che vengono schernite. E quindi era anche una legge, secondo me, giusta. Che era stata approvata alla Camera, bocciata al Senato purtroppo. Vabbè, comunque quelli che erano contro DDL Zan, quindi quasi tutto il centrodestra, e loro hanno detto che comunque le persone che subiscono delle ingiustizie verranno punite comunque penalmente, quindi se il gay viene picchiato, il negro viene picchiato e il bullizzato viene schernito e picchiato, indipendentemente da DDL Zan, coloro che compiono queste compiono il reato verranno comunque perseguiti per legge.
Ma Sylvie Lumamba questa sera in veste di madrina e in veste di giurata. Sì, esatto. Cosa devi votare? Ma io mi atterrò a quello che è proprio il titolo del concorso. Voterò la ragazza più fashion, più glamour e di tendenza, e idem per quanto riguarda il maschietto. Quindi voterò tendenza, glamour e fashion. E fashion. Grazie a Sylvie Lumamba, noi ti seguiamo la serata. Buon divertimento. Grazie a te e un saluto a tutti i telespettatori di Truman TV. Sylvie Lumamba.